along. This dirty river, this poison weaver, tries to kill me myself. Buonasera. Pillole d'ambiente vi dà il benvenuto alla nuova puntata, la numero 39. Con noi ogni giovedì interessanti incontri di carattere ambientale dedicati in particolare, ma non solo, ai corsi d'acqua. Un grande ringraziamento all'editore di Radio Science, Rosario Moreno, per la diffusione della trasmissione su 16 emittenti digitali, radio e TV e attraverso Media Center su mutina.com. Al termine la trasmissione, con tutte le puntate sin qui trasmesse, si potrà vedere su YouTube. Vi consigliamo di guardarle, noi vi abbiamo trovato interessanti spunti e parecchie riflessioni. Grazie anche al gruppo musicale Dai Five Places per l'esclusiva ed inedita sigla iniziale e finale di Pillole d'Ambiente, Dirty River, ovvero Fiumi Sporchi. Oggi, 8 aprile, è con noi Giovanni Tappetto, con l'argomento Le fognature delle città fra storia, igiene e legislazione. Il nostro ospite è giurista ambientale e docente universitario. E quindi, Alessandro, se vuoi aggiungere qualcosa in merito, e poi diamo la parola al nostro ospite. Bene, solo per fare un breve saluto, per salutare il nostro editore Rosario Moreno, Marino Zamboni di Printa Sicuro e il nostro ospite di questa sera, che è Giovanni Tappetto. Diceva appunto Marino che questa sera ci parlerà, ecco, di fognature e quindi anche della città, diceva, fognature della città, storia, igiene e legislazione, ma Giovanni Tappetto è anche un esperto, anzi è soprattutto un esperto di, diciamo così, di disciplina, ecco, giuridica sui rifiuti in particolare. E quindi questa sera affrontiamo un tema che a noi è caro, cioè appunto relativo ai fiumi e al territorio, ma ci riserviamo naturalmente di invitarlo anche magari in futuro anche proprio a discutere anche di una questione ben più come dire ampia, che è appunto la disciplina giuridica, ecco, sulla gestione dei rifiuti. Più tardi ricordiamo che ci sarà avremo un collegamento telefonico anche con un amico comune che è Paolo Dalla Vecchia, e quindi alla fine dell'intervento di Giovanni Tappetto avremo anche un collegamento telefonico con Paolo Dalla Vecchia. Ricordiamo che abbiamo già avuto ospite della nostra trasmissione e che è stato presidente del consorzio di bonifica acque risorgive e poi è stato anche già assessore provinciale all'ambiente. Ok, allora possiamo cominciare di nuovo, ecco, la nostra trasmissione, e diamo la parola a questo punto a Giovanni Tappetto, ecco, per la presentazione della propria relazione. Prego, okay. Giovanni. Grazie Alessandro, quindi io saluto tutti i presenti e vado subito dritto, diciamo, nel merito dell'argomento di questa sera. Stasera parliamo di reti fognarie, loro storia, correlata igiene personale e pubblica e della relativa normativa di gestione. Dato che come parlare di questo argomento è come parlare di quelle cose che utilizziamo continuamente e che sono talmente congiunte con le nostre abitudini che difficilmente ci si pone l'interrogativo sul come sono fatte, da dove originano, cioè, nella sostanza, dopo aver sbrigato le nostre esigenze, tiriamo l'acqua e non ci si pensa più. L'idea di trattare l'argomento mi è sorta dopo aver ascoltato l'intervento dell'amico Paolo Dalla Vecchia, che qualche settimana fa ha parlato della sua esperienza nella gestione dei problemi connessi alla raccolta delle acque, in generale al mantenimento dei corsi d'acqua, canali e fossati, al fine di garantire il corretto deflusso delle acque naturali senza danni sulla base delle proprie esperienze di assessore provinciale dell'ambiente. I corsi d'acqua di naturale deflusso dalle campagne spesso confluiscono nelle reti fognarie urbane, collegando le loro problematiche a quelle delle reti fognarie, e da qui il collegamento logico all'argomento di stasera. Ma perché trattare questo argomento? Io sono dell'avviso che le strutture fognarie sono così strettamente legate e strettamente necessarie al nostro vivere quotidiano che, ancorché dedicate ad un uso generalmente reietto comunque, costituiscono un prezioso strumento di garanzia della nostra salute e del nostro benessere, ed è quindi opportuno darne maggiore conoscenza perché se ne possa sia apprezzare l'esistenza
che dedicare la giusta attenzione alla loro funzionalità e al mantenimento della medesima. Non per fare una lezione, ma per un percorso conoscitivo giusto, diciamo, di farlo in termini comuni. Qualche cenno storico, diciamo, dopo questo breve incipit, vediamo di recuperare il senso storico di utilità delle reti fognarie che l'essere umano nella sua evoluzione ha preso in considerazione. Non ci sono documenti storici che trattino l'argomento e quindi ci sfuggono le motivazioni iniziali che hanno spinto i nostri antichi a realizzare opere fognarie, dato che non sempre avevano un utilizzo esclusivo di dell'uso praticamente, e quindi ci fu senza dubbio una intuizione igienica, ancorché originata da motivazioni diverse da quelle squisitamente sanitarie. Dagli scavi archeologici, tracce dell'esistenza di simili manufatti si sono rinvenuti presso diverse civiltà antiche. In particolare, le più antiche tracce di una rete fognaria risalgono a oltre 4.500 anni fa e sono state rinvenute in una città dell'odierno Pakistan. Al VII-VI secolo avanti Cristo risalgono quelle della rete fognaria di Ninive, capitale del regno Assiro. Più conosciuta è la rete fognaria di Roma. Ancora oggi individuabile nella Cloaca Massima, il cui significato è proprio la grande fogna, che risale al V secolo avanti Cristo e costituiva la principale condotta di raccolta delle altre cloache cittadine ed è tutt'oggi parzialmente utilizzata alla bella età di 2500 anni. La rete fognaria di Roma, considerata di gran lunga la più efficiente dell'antichità, raccoglieva sia le acque di parecchi corsi d'acqua locali che rendevano acquitrinoso il terreno, sia le deiezioni dei residenti, per la decenza dei quali furono costruite dall'amministrazione repubblicana delle pubbliche latrine, anche in ragione della prevalenza e assenza di latrine private. Intorno al I secolo a.C. le latrine pubbliche diventarono una delle principali caratteristiche delle infrastrutture romane. Erano a frequenza comune, senza alcuna separazione, dotate di ampi sedili forati e serviti da canalette rivestite nelle quali fluiva l'acqua, che faceva confluire i residui della cloaca nella cloaca, ma che era anche utilizzata per bagnare le spugnette usate per innettarsi, il tersorium, che pare addirittura fosse anche strumento comune. Ma i bagni privati? Ma va detto che l'idea dei bagni, sia privati che pubblici, pare risalga agli Egizi, che fondamentalmente, comunemente anche alle civiltà egee mesopotamiche, ne erano in uso. Vere e proprie stanze da bagno con tazze molto simili al nostro WC andavano a scaricare direttamente in un ruscello e vasche da bagno in marmo sono state rinvenute nell'isola di Creta, risalenti all'età micenea, quindi parliamo del XVII-XVI secolo a.C. Altre tracce di bagno con tazze e seduta a scarico dal basso, molto simili al nostro WC, sono state ritrovate in Cina, in una tomba della dinastia Han di circa 2000 anni fa. Non si sa però se anche questo, diciamo, fosse un sistema diffuso o soltanto relativo a quel palazzo, a quella tomba. In Italia i più antichi bagni pubblici sono stati trovati a Pompei, mentre il moderno WC, il water closet, fu inventato in Scozia nel 1775 da tale Alexander Cummings. Dagli scavi di Ercolano, Pompei ed Ostia si è anche potuto verificare che nelle residenze private dei Romani, le cosiddette comodità, se c'erano, erano spesso nella zona delle cucine ed era un fatto pratico perché venivano utilizzate anche per lo smaltimento degli avanzi di cibo. Poco noto è che la tecnologia romana delle reti fognarie e delle reti pubbliche latrine sia stata applicata in tutte le città dell'impero, quindi non era una squisitezza solamente romana, ma dovunque i romani costruivano città, ci costruivano anche le reti fognarie e quindi le latrine. La Lutezia Parisorum, la Parigi romana, fu all'epoca dotata di una rete fognaria, le cui tracce sono state rinvenute sotto il Boulevard de Saint-Michel, nel pieno centro dell'odierna Parigi. Successivamente, con il declino dell'impero, i centri romani, sotto la spinta di invasioni, guerre, carestie e pestilenze, iniziarono a spopolarsi. La decadenza delle opere preposte al rifornimento idrico delle città portò all'abbandono anche delle pubbliche latrine e degli impianti termali. Inoltre, il cristianesimo impose mutamenti profondi al culto del corpo in nome di una ideale vita contemplativa
che tendeva inizialmente a escludere anche alcune consuetudini igieniche legate nell'immaginario collettivo al costume pagano e quindi da evitare. Come conseguenza si ebbe che per tutto il basso medioevo le acque piovane e le deiezioni ricoprivano le vie di ogni luogo abitato. I luoghi di decenza o latrine esistevano solo nelle ville patrizie o nei castelli, ma i residui erano comunque gettati nei pozzi neri, ovvero alle basi delle mura castellane dove cadevano direttamente dall'alto. In pratica si defecava seduti sul vuoto. Nelle città, comunque in generale, era diffuso l'uso di pozzi neri, pozzi molto profondi destinati a raccogliere le deiezioni umane che venivano periodicamente svuotati di notte e il residuo solido veniva portato in altre fosse fuori città o ceduto per la fertilizzazione delle campagne. Il grosso problema era che, ancorché costruiti con pareti di mattoni, i pozzi neri consentivano il progressivo passaggio di liquidi al terreno circostante, con conseguente contaminazione e generazione di terreni affatto insalubri. È ritenuto verosimile che l'uomo si rendesse conto, sulla base delle esperienze delle periodiche epidemie subite, che queste aggressioni fossero legate a luoghi e situazioni e che per sopravvivere dovesse imparare ad evitarli o quantomeno a difendersi, sia scegliendo o modificando gli ambienti che gli garantivano una esistenza più salubre che curando il proprio corpo. Nel corso dei secoli, varie civiltà a cui facciamo riferimento storico, quantomeno nell'Occidente, hanno avuto atteggiamenti molto diversi nella cura della persona, che spesso appaiono ai nostri occhi più come mode epocali che usi di prevenzione salutare. Ma parlare dell'igiene, quando si può parlare dell'igiene? È difficile avere un'idea precisa riguardo alla nozione di igiene come fatto storico, ma si può ipotizzare che per molto tempo abbia contato soltanto l'esperienza. Quelli che sopravvivevano facevano le deduzioni necessarie a proteggersi per evitare appunto di finire come i progenitori. Il termine igiene deriva dal nome di Igea, che era la dea della salute per gli antichi greci, il che prova fondamentalmente che la salute fisica era considerata divina, quantomeno da loro, dagli antichi greci. Sappiamo anche che gli antichi egizi ricorrevano a un bagno giornaliero ed era per loro normale lavarsi le mani prima dei pasti. Per i medici greci della scuola di Ippocrate, l'igiene era quella branca della medicina dedicata all'arte della salute. L'obiettivo era quello di raggiungere un equilibrio qualitativo e umorale all'interno del corpo della persona. Per ottenerlo era necessario rispettare regole al riguardo della dieta alimentare, esercizio fisico, attività sessuale e dare quindi anche un giusto rapporto fra sonno e veglia. Come noto, l'esportazione dello stile di vita, tornando un attimo diciamo all'epoca romana, l'esportazione dello stile di vita romana comportò anche ovviamente l'esportazione della cura del corpo, dell'igiene individuale, con la costruzione di impianti termali in ogni dove e conseguentemente l'attenzione all'approvvigionamento idrico delle città imperiali per tutti gli usi della loro civiltà, compresi gli scarichi fognari. Ci ricorda infatti Seneca che gli antichi romani si lavavano tutti i giorni le braccia e le gambe per la necessaria pulizia dopo il lavoro. Le terme pubbliche e private erano considerate un luogo di incontro quotidiano, dove trascorrere buona parte della giornata tra bagni, esercizi igienici e conversazioni. I romani, ancorché dediti a frequenti bagni come modo sociale, non usavano sapone per lavarsi, ma si strofinavano il corpo di olio, sabbia e pomice, cenere o farina di fave. Poi si toglievano il tutto con uno strumento ricurvo che era lo strigilum, con il quale raschiavano via il tutto, sporco compreso. La successiva diffusione del cristianesimo non contribuì assolutamente alla diffusione dell'igiene romana, e anzi, proprio per contrapporsi in modo pagano al mondo pagano romano, attribuì valore spirituale alla sporcizia. Essere in odore di santità poteva anche significare sicuramente la rinuncia all'igiene e alla cura del corpo per dedicarsi unicamente alla cura dell'anima. Sant'Agnese, portata come esempio di virtù cristiana, pare non avrebbe mai fatto un bagno in vita sua. Per San Girolamo, visto che l'ha scritto, chi è battezzato in Cristo non ha bisogno di fare altro bagno. E questo la dice lunga ovviamente sull'obiettivo, sulla modalità e il punto di vista cristiano. La scomparsa dell'igiene personale per motivi religiosi favorì, oggi si può dire ovviamente, la diffusione di malattie infettive, peste, vaiolo, colera, infezioni intestinali,
chiaramente favorite anche dall'assenza di igiene sociale, di fognature e dalla presenza costante di liquami e rifiuti nelle strade e nelle case. Dopo la prima crociata si importò l'uso mediorientale da Costantinopoli e Gerusalemme dei bagni pubblici, che allora erano chiamate stufe, che poi divennero nel secolo praticamente i bagni, nei secoli successivi i bagni turchi, con appunto bagni pubblici e privati con acqua calda, che divennero in moda diffusa e che degenerarono in momenti di socializzazione estesa, sia igienica che sessuale. Ma non esistevano più impianti di adduzione d'acqua e verso la metà del XIII secolo solo i ricchi potevano permettersi i fuochi di legna per scaldare l'acqua d'inverno. La restante parte della popolazione era costretta a rimanere sporca per la maggior parte del tempo. Intere famiglie utilizzavano la stessa acqua per lavarsi. L'uomo di casa aveva il privilegio di un'acqua pulita, dove venivano, dopo venivano gli altri figli ed uomini, poi le donne e i bambini, per ultimi i neonati. A quel punto l'acqua era così sporca che si ci poteva perdere qualche neonato dentro. Da qui il proverbio buttare via l'acqua sporca con il bambino dentro. Proverbio che è usato anche in lingua tedesca, stessa identica espressione, oppure inglese, il che conferma che il problema era diffuso in tutta Europa. Con la peste nera che devastò l'Europa nella metà del 300 si cominciò a ritenere che l'acqua trasmettesse addirittura il contagio e i bagni pubblici potessero essere addirittura luoghi di contagio. Quindi in Europa l'uso dell'acqua per bagnarsi fu fortemente scoraggiato, addirittura vietato, oltre che dalla Chiesa anche dai medici. L'acqua, secondo loro, apriva i pori della pelle attraverso i quali potevano entrare le malattie. Nasce quindi un modo di pensare alla pulizia che prescinde quasi totalmente dall'acqua e che durò per secoli. Se un bagno veniva concesso, era poi consigliato un giorno di riposo di letto per recuperare il presunto indebolimento del corpo. In genere si faceva largo uso di profumi e si puliva a secco con crusca, sabbia e cipria. La pratica di prendere un bagno, considerati i rischi e le conseguenze debilitanti che si riteneva comportasse, veniva considerata un'operazione da fare non frequentemente e con grande precauzione. L'uso del bouquet e della corona di fiori per le nozze iniziò allora ed era reso necessario per confondere gli odori naturali, e quindi diciamo era un metodo di difesa fondamentalmente più che di bellezza. Le nuove modalità si accontentavano di tenere pulite le parti del corpo più visibili, come viso e mani, che venivano lavate con acqua spesso allungata con aceto, alcol o vino. Il sudore si asciugava affezionando la pelle con un panno e una spugna profumata, cospargendola con un cipria odorosa. Una particolarità sostanziale è che, per fare un quadro generale della situazione igienica di quel periodo, possiamo far riferimento alla famosa e celebrata resa di Versailles, che è poco noto, ma di fatto all'epoca era la più grande latrina d'Europa. Le passeggiate nei giardini erano più dedicate ai bisogni corporei che a prendere una boccata d'aria, ed era fatto normale liberare l'intestino nei saloni e nelle scale dei palazzi. Le splendide piscine e fontane che oggi noi possiamo visitare all'epoca erano meri recapiti fognari. Con circa 7-8.000 abitanti abituali nella reggia, i nobili che circondavano appunto il re Sole, in particolare all'inizio, Luigi XIV, e data appunto la situazione appena descritta, fu costretto a emanare un'ordinanza per la rimozione settimanale, sottolineo, delle feci lasciate nei corridoi della reggia o anche nei sottoscala. Fece anche costruire un centinaio di pozzi neri ed un abbozzo di rete fognaria che portava parte dei liquami ad un vicino lago, che ebbe però come risultato un'epidemia tifoide che fece morire il 50% della popolazione del borgo che, per abitudine, andava a fare il bagno nel lago. Dai resoconti dei medici sembra che lo stesso re Sole Luigi XIV, durante l'intero arco della sua vita, abbia fatto due soli bagni e la sua igiene sia consistita soltanto nel pulirsi il viso ogni due giorni con batuffoli intrisi di alcol etilico. Quindi, ancorché noi sentiamo parlare e in tutti i filmati che vediamo appunto di riferimento alla legge di Versailles, nessuno dice mai nulla di questo, però la realtà in effetti era abbastanza poco esaltante, insomma, no?
I trampoli che qui vedete qui erano usati per camminare per le strade, perché evidentemente camminare senza trampoli comportava dei rischi effettivamente notevoli per tutto quanto il sudiciume che c'era presente. In generale poi a Londra, visto per parlare di un'altra città, non c'erano usi diversi dal resto d'Europa, e in città, soprattutto nelle parti più urbanizzate, c'erano più povere, letteralmente si sopravviveva alle frequenti epidemie di tifo e di colera. La rete fognaria cittadina era il Tamigi, dove confluiva tutto il sudiciume urbano, costituito da deiezioni che, raccolte in pozzi neri, venivano riversate nel fiume ad ogni svuotamento. Si provò a rimediare andando a scaricare a valle della città, ma l'inquinamento del terreno causato dagli stessi pozzi neri manteneva stabile la periodicità delle epidemie tifiche o coleriche. Oltre al sudiciume urbano, nel Tamigi confluivano anche tutti i residui solidi e liquidi delle attività artigianali e industriali, tanto che nel 1858 una forte crisi idrica del Tamigi causò l'emergere al sole di quanto conteneva, causando un insopportabile fetore che durò mesi, tanto che l'anno viene ancora ricordato oggi come l'anno della grande puzza di Londra. È chiaro che il periodo vittoriano successivo e la moralità puritana dell'epoca non contribuirono assolutamente al diffondersi dell'igiene personale, che trovò progressiva accettazione solo all'inizio del secolo scorso, dopo la morte della regina Vittoria. E quindi qua siamo in situazioni veramente delicate. Per andare a individuare un inizio praticamente di orientamento sulla presa in considerazione di una costruzione di reti fognarie, bisogna attendere praticamente la fine del XVIII secolo, seconda metà fine del XVIII secolo, dato che in molte aree europee, Parigi e anche Londra chiaramente, si cominciò, anche Berlino in particolare, sul finire del, appunto, cominciò una forte urbanizzazione. E la popolazione che andava ammassandosi nei grandi centri era costretta a subire una situazione urbana sempre più deteriorata per la presenza sulle strade di immondizia maleodorante. Fu nello stesso periodo che si iniziò a considerare appunto che tale situazione fosse la causa delle periodiche epidemie di tifo e di colera, e cominciarono a tornare in uso i gabinetti pubblici e privati, e si iniziò ad imporre il divieto di gettare escrementi dalle finestre dopo qualche secolo, giusto per precisazione. In qualche caso le autorità cittadine si inventarono di organizzare la raccolta delle immondizie con appositi carretti con cassone posteriore ribaltabile, trainati chiaramente da cavalli. Sempre nella seconda metà del XIX secolo finalmente si vide anche l'avvio della progressiva conoscenza fisica dell'origine e medica delle epidemie, con l'individuazione dei germi a cura di Pasteur e dei virus da parte di Martinus Beijerinck nel 1898. E il miglioramento igienico delle fognature cittadine, con l'introduzione e diffusione dei gabinetti a cacciata, i water closet, portò a una decisa diminuzione dell'insorgere di epidemie tifoidi e di colera strettamente legate all'inquinamento fognario. La progressione della presa in considerazione dell'igiene pubblica fu accompagnata anche da un miglioramento della cultura dell'igiene personale, ancorché in misura sensibilmente diversa fra campagne e città, e che si protrasse per oltre metà del secolo scorso. Per quanto fin qui trattato, mi pare possibile evincere che la presenza di un sistema fognario di raccolta delle acque luride sia correlato ad un contesto di abitabilità salubre e quindi strettamente connesso con la salute della cittadinanza. Ma oggi com'è costituita e come funziona una rete fognaria? Una moderna rete fognaria raccolta include le cosiddette acque bianche e acque nere, che possono essere convogliate in condotte miste, ovvero separate. Le acque bianche sono quelle pluviali o usate allo stato naturale, e cioè nello specifico sono quelle pluviali di dilavamento dei tetti, superfici o strade, quelle provenienti da impianti industriali di dilavamento di superfici o anche dalle fontane pubbliche, e quelle che talvolta si usano per lavare le strade. Le acque grigie e nere sono quelle viceversa che sono passate da un qualche processo domestico, agricolo o industriale, e che sono in qualche modo contaminate da elementi estranei. Le acque nere sono le acque fecali di scarico dei WC, oltre alle acque di scarico dei sanitari, doccia, vasca, lavandino del bagno, bidet.
sono acque grise quelli degli scarichi di cucina e lavanderia, le acque saponate grasse che comprendono olio, detersivi scaricati delle cucine. Sono acque che, grazie proprio alle reti fognarie e agli impianti che le trattano, non finiscono nei fiumi, nei laghi o nel mare. La raccolta delle acque pluviali viene fatta per il tramite di grondaie e tubazioni pluviali per quelle che cadono sui tetti degli edifici, ovvero dalle caditoie, tombini orizzontali a griglia o verticali a bocca di lupo, poste lungo il percorso delle strade e costruiti in metallo o cemento, che consentono alle acque pluviali di defluire nelle condotte fognarie. Secondo i vigenti piani regionali di tutela delle acque, le nuove condotte fognarie devono essere di tipo separativo, devono cioè raccogliere le acque bianche e nere in condotte separate. Tale disposto rappresenta ancora un obiettivo, quantomeno diciamo per le strutture più vecchie, dato che la presenza più diffusa è ancora di reti di tipo misto. Quindi nelle parti di nuova abitabilità saranno sicuramente adottate questa tecnologia, nelle parti vecchie dovranno essere ovviamente programmate il miglioramento e sostituzione degli attuali impianti con quelli nuovi. La raccolta separata si presta senz'altro ad un miglior controllo e gestione delle acque bianche e delle problematiche connesse alle periodiche piogge e diluvio che talvolta causano allagamenti in ragione delle molteplici problematiche di dimensione, pompaggio e ultima, ma non meno importante, della capacità di raccolta e ricettiva. Se l'abitazione o il condominio è collegato alla rete fognaria urbana, in genere si ha, tra tubazione pubblica e quella privata, c'è il cosiddetto fognolo o canalizzazione elementare che porta le acque in uscita dalle utenze fino all'allaccio della fogna, inframmezzato da una, quando c'è, dovrebbe essere sì sempre, ma non sempre c'è, da una fossa di condensa grassi per la quale transitano le acque reflue di cucina. Se un'abitazione in condominio non è collegata alla rete fognaria urbana, ci deve essere quantomeno una fossa settica, ovvero una vasca IMOF, per la raccolta, se non un vecchio pozzo nero, ancora in uso spesso, quantomeno in termini marginali della città. Tali sistemi locali di raccolta, che sono anche sostanzialmente abbastanza individuali, sono soggetti alla cura del proprietario, che ne deve provvedere alla manutenzione, cioè al mantenimento della loro efficienza, con interventi periodici che devono avere una cadenza correlata alla misura delle singole attrezzature, ma almeno annuale. Tale manutenzione va affidata ad un'impresa di espurgo regolarmente autorizzata a tale attività. Queste imprese, peraltro, meritano una digressione speciale e di speciale evidenza, data l'importanza che rivestono, ancorché facciano un lavoro che è generalmente poco considerato. E dovrebbe pertanto essere messa a diffusa conoscenza che un importante quanto antico riconoscimento di questa loro attività e presa in considerazione dell'igiene sociale era già contenuto nella Costituzione degli Ateniesi, redatta da Aristotele, dove lo stesso stabiliva la necessità di istituire un servizio pubblico con un assessorato a dirigere il lavoro dei coprologi, gli spurghisti spazzini di allora, che avevano il compito di portare i rifiuti ad almeno 2 chilometri dalla città, liberando il centro urbano, e dichiarava: alcuni lavori sono più nobili, ma altri sono più che necessari. E quindi una frase da tenere a mente quando chiamiamo poi l'impresa di spurgo che ci viene a fare il servizio a casa. Tornando al fognolo, questo si collega alla fogna vera e propria, dove finiscono anche le acque delle altre utenze e gli scori stradali. La fogna si collega al collettore, che collega la rete all'impianto di depurazione che costituisce la parte terminale della rete fognaria. Per poter raggiungere il depuratore, il collettore fognario sfrutta la pendenza naturale del terreno, ovvero quella artificiale generata dalle stazioni di sollevamento. Da questa breve indicazione risulta chiaro che la rete fognaria costituisce il sistema di condizionamento oggettivo della salubrità dei centri abitati ed è il veicolo anche di trasmissione delle acque luride fino all'impianto di depurazione, cui è affidato il compito di ripulirle per poterle scaricare in fiumi, laghi o mare, senza alterare la situazione biologica dei corpi recettori. E questo è importante, Alessandro lo sa benissimo, questo visto anche l'attività diciamo, nell'ambito dei consorzi di fiume.
prima di essere convogliati nei corpi ricettori idrici, i reflui liquidi devono essere sottoposti a specifici trattamenti volti ad eliminare i fattori di rischio per l'ambiente e le caratteristiche qualitative che si devono raggiungere allo scarico dell'effluente depurato perché non succeda, appunto, non accadano problemi, sono previste ed indicate per legge. Per questa finalità, gli impianti di depurazione sono dei grandi complessi industriali che operano come terminali delle reti fognarie ed eseguono una certa serie di operazioni tecnologiche progressive sulle acque che ricevono, la grigliatura per togliere via le parti più fisiche più rilevanti, dissabbiatura, disoliatura, sedimentazione primaria, trattamento biologico ossidativo, sedimentazione secondaria, disinfezione, confluenza al corpo idrico recettore. In sostanza si riproduce nelle acque il medesimo procedimento biologico che avviene in natura, chiamato fitodepurazione, rendendolo solo più veloce. Per chi fosse interessato in particolare a vedere un sistema di fitodepurazione naturale, in provincia di Venezia quantomeno, lo invito ad andare al parco dei laghetti di Martellago o al parco ex cave di Salzano o alle ex cave di Noale. Per tali attività, con riferimento diciamo agli impianti di depurazione, io sarei del parere che dovrebbero essere considerati a tutti gli effetti civili e normativi quali presidi sanitari, perché un impianto di depurazione è effettivamente un punto di transito essenziale per mantenere la salubrità dei corpi recettori finali. Trattate le acque e scaricate nel corpo recettore, rimangono i fanghi, che a loro volta subiscono un ulteriore trattamento di spessimento per digestione anaerobica, e da questa lavorazione si estrae metano, che viene utilizzato per produrre energia elettrica a contributo del consumo energetico dell'impianto. Inoltre, un trattamento finale di disidratazione, che produce una parte acquosa che viene riemessa nel ciclo dell'impianto, e una parte solida che viene avviata come rifiuto, in questo caso qua, a diverse fasi finali. L'utilizzo per produrre compost, l'utilizzo come ammendante agricolo, ovvero come combustibile, ovvero in funzione ovviamente delle caratteristiche che contiene, conferirlo in discarica. Perché la rete fognaria urbana e gli impianti di depurazione mantengano la loro efficienza ed efficacia, necessitano alcuni elementi comportamentali che sono, a mio avviso, diciamo, individuati in tre raggruppamenti. Il primo è un idoneo comportamento di noi cittadini, dell'osservanza di alcune regole elementari, in primis evitando di sversare in fognatura sostanze solide, oleose, liquidi infiammabili e quant'altro diciamo che possa comportare olio da frittura, tanto per dire, e così via. Avendo cura inoltre di prestare attenzione allo stato delle caditoie della propria via, che spesso sono inutilizzabili per intasamento da spazzatura, fango indurito o talvolta per cedimento a causa di passaggi di qualche camion sovraccarico, il che produce quantomeno la riduzione della capacità di raccolta della rete e quindi la possibilità di allagamenti. Una periodica quanto idonea manutenzione come secondo raggruppamento della rete fognaria da parte degli enti preposti affidata ad imprese opportunamente attrezzate e un idoneo sistema di controllo dell'efficienza delle reti. Questi due ultimi punti, che sono a carico praticamente degli enti di gestione delle reti di reti fognarie urbane, sono di difficile attuazione, in ragione del fatto che in conseguenza della crescita esplosiva di molte delle nostre città e della conseguente sovrapposizione delle reti di scoro di campagna con le reti fognarie urbane, in modo diffuso manca una completa mappatura della rete fognaria, cioè non si sa esattamente in termini completi come è costituita la rete fognaria, soprattutto alle origini. A tale motivazione storica si aggiunge anche la cattiva abitudine di molti enti pubblici di trascurare la memoria storica di tecnici e dirigenti che per decenni si sono occupati delle problematiche delle reti fognarie urbane e vengono mandati in pensione senza curarsi di far lasciare traccia, se non memoria, della loro personale esperienza. Tesori informativi letteralmente abbandonati, e non si capisce perché. Nel merito particolare degli impianti di depurazione, non mancano incurie o distrazione, chiamiamole così, degli enti pubblici. Nota particolare che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 31 maggio 2018, ha condannato l'Italia ad una somma forfettaria di 25 milioni di euro
nonché ad una penalità di 30 milioni per ciascun semestre di ritardo per aver tardato all'applicazione della direttiva 271/2001 del 1991 in materia di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane. L'insufficienza è in prevalenza determinata da una insufficiente presenza di depuratori in Lombardia, Campania, Calabria e Sicilia. E deve essere certo che è anche molto chiaro che nel caso non sono certo i cittadini a essere responsabili, ma sono i cittadini stessi che sono vittime dell'incuria pubblica, in questo caso qua. E quindi ovviamente la considerazione è da fare, considerando proprio il fatto che i cittadini sono veramente vittime di queste situazioni. Qualche cenno di normativa, dato che reti fognarie e depuratori costituiscono le parti terminali delle reti e rientrano nel campo normativo ambientale, che nel nostro paese ha avuto uno sviluppo, quantomeno sulle acque, con la legge Merli del 1976, con la quale si introdusse un'adeguata tutela alla risorsa idrica. Questa legge è stata effettivamente un evento, soprattutto per il fatto che per la prima volta introdusse il criterio della necessaria autorizzazione preventiva degli scarichi idrici e quindi fondamentalmente fece prima, diciamo, previse proprio una comunicazione di quanti fossero gli scarichi idrici e dopodiché ad ogni ulteriore allacciamento richiesto, questo doveva essere appunto per l'allacciamento deve essere presentata istanza all'ente previsto, che era la provincia e che è ancora la provincia, per poter scaricare l'acqua. In questo modo qua si consentì di avviare una reale mappatura di tutti gli scarichi previsti nel territorio e conseguentemente di poterne avviare anche un controllo sistematico, che poi noi siamo bravi a fare le leggi molto spesso, ma avviare i controlli poi abbiamo qualche difficoltà. Tale criterio comunque introduceva anche una ripartizione degli scarichi in base alla loro provenienza, ai fini di una relativa disciplina autorizzativa e del conseguente trattamento sanzionatorio. Inoltre indicava in maniera dettagliata le sostanze da considerare come inquinanti, fissando dei limiti al loro scarico nelle acque e alla loro concentrazione. Successivamente la legge Galli, relativa sempre alle disposizioni in materia di risorse idriche, ha dato corso alla riorganizzazione in materia, con l'obiettivo prevalente del superamento della frammentazione gestionale che era sorta a livello locale e che appunto rendeva difficoltoso il settore dei servizi idrici. A questo scopo la Merli individuò gli cosiddetti ATO, gli ambiti territoriali ottimali, come sistema di gestione unitaria ed integrata del ciclo idrico, inteso come insieme dei servizi di captazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue. Successivamente il recepimento della direttiva CE 281/1991 e della conseguente, diciamo, decreto legislativo di recepimento, il 152/99, questo nuovo decreto costituì praticamente il testo unico in materia di acque che aveva l'obiettivo di tutelare tutte le acque superficiali, marine e sotterranee. Con il medesimo decreto si tracciò anche una prima definizione di scarico al fine di individuare un confine netto fra rifiuti e gestione acque, tracciata poi attraverso la suddivisione fra rifiuto liquido e acque reflue, in modo tale che le due definizioni attendessero poi a dividere esattamente le incombenze ad un livello e dall'altro. Tutta la disciplina in materia di tutela delle acque, come anche diciamo in termini ambientali e anche di gestione dei rifiuti, finì poi nel decreto legislativo 152/2006, norme in materia ambientale, che costituisce la legge quadro per la tutela ambientale nel suo complesso. Il testo confermava in ogni caso l'obbligo di preventiva autorizzazione di tutti gli scarichi di acque reflue, sia domestiche che industriali, articolo 124, e individuava la competenza a rilascio delle autorizzazioni alle province, ad eccezione degli scarichi in pubblica fognatura, per i quali viceversa ancora oggi è richiesta l'autorizzazione dell'ente gestore. Il disposto ripartisce in 9 distretti idrografici l'intero territorio nazionale, con istituzione in ciascun distretto di un'autorità di bacino, con l'obbligo di adozione di un piano di bacino, strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo,
con il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. Dall'applicazione di tali precetti, in particolare dell'articolo 121, originano gli importanti e fondamentali piani regionali di tutela delle acque che oggi costituiscono i punti di riferimento normativo per la gestione delle reti fognarie urbane. In tali piani si ritrovano i punti di intervento finalizzati alla tutela delle acque con specifico riguardo alla salute pubblica e alla salubrità ambientale. Con tali piani sono stati introdotti nuovi obblighi che vanno in applicazione progressiva su tutti i nuovi insediamenti urbani e industriali. Qui si trovano ad esempio le previsioni d'obbligo di depuratori e di vasche di prima e seconda pioggia per gli insediamenti industriali, nonché la progressione verso il rinnovo delle reti fognarie a tecnologia separata. Sono stati anche introdotti controlli e ispezioni al fine di assicurare il rispetto dei precetti da cui violazione comporta un'azione sanzionatoria, che può essere amministrativa o penale, e su questa suddivisione ci potrebbero essere anche delle osservazioni critiche, ma qui ci vorrebbe un'altra trasmissione completa per dare sfogo a questo tipo di problematica. In conclusione, il percorso storico sulle reti fognarie e sull'igiene sociale ha rivelato che il passaggio umano, come gestito diciamo dalle varie società e culture nel periodo, si è passati da momenti di indifferenza sociale a momenti di coinvolgimento globale dell'intera società organizzata. Lo Stato moderno ha assunto il dovere di adempiere alla sicurezza sanitaria e, nello specifico riferimento, lo realizza attraverso l'emissione di norme specifiche che vanno applicate. Dura lex, sed lex, si dice. Oggi la sicurezza sanitaria del cittadino è strettamente legata alla salute e salubrità dell'ambiente circostante, costituito dalle acque naturali, dall'aria, dai terreni liberi o coltivati, dalle piante libere o coltivate e dal complesso degli animali, anche questi liberi o allevati, presenti in ogni luogo. Deve anche essere chiaro, per dirla in applicazione della teoria del professor Fabrizio Fracchia, che stimo moltissimo, che su questi aspetti sono presenti due concetti che dovrebbero essere convergenti. Il primo è l'indirizzo normativo dato dall'ordinamento di uno Stato di diritto e che quindi va rispettato. Il secondo è l'indirizzo comportamentale dei singoli individui che lo compongono. Nel primo caso acquisiamo diritti, nel secondo assumiamo doveri. Nei confronti della conservazione dell'ambiente naturale e della sua salubrità sono prevalenti i doveri del singolo cittadino più che i diritti, e di questo dobbiamo far assolutamente connessione di causa personale. Con questo io ho esaurito, lascio la parola ad Alessandro per il proseguimento. Allora, innanzitutto ringrazio Giovanni Tappeto per questa davvero interessante presentazione. Io dico anche per certi versi mi ha sorpreso quello che Giovanni ha illustrato questa sera, soprattutto nella parte storica, ed è anche un motivo di riflessione. Io anzi chiederei anche a Giovanni, devo dire la verità, se può fornirci anche, come dire, le fonti, perché davvero quel periodo, insomma, a questo punto direi del Medioevo, ecco, dell'età di mezzo, è stato anche da un punto di vista proprio ambientale una iattura, direi, ecco, proprio, cioè, nel senso che ho così maturato, ecco, la riflessione, ecco, su quanto ci hai detto, ecco, che forse in realtà magari qualche volta abbiamo l'impressione di dover, no, diciamo così, ritenere che nel passato la situazione dei fiumi, del territorio, del punto di vista ambientale fosse più integra, invece forse non è così, ecco, diciamo così, c'è stato qualche volta, diciamo, ma 50 anni fa ci si poteva fare il tuffo nei fiumi, forse non era forse proprio così, come dire, cristallina la situazione, ecco. Vabbè, questo è un motivo di riflessione, per cui direi che forse è un tema questo da approfondire, Marino, no? Direi, cioè, pensare forse che ci... dalla fine, ecco, potremmo dire, dell'impero romano fino al 1800-1900 è un disastro gestione e dell'igiene
dell'igiene sociale, dell'igiene pubblica e anche dell'igiene personale, quindi direi di ritornarci su questo tema, ecco, di ristudiarlo. Poi naturalmente anche la parte successiva, ecco, perché in realtà il problema non è risolto, ecco, no? Con lo Stato moderno, anzi il raggiungimento, ad esempio, degli obiettivi del buon stato qualitativo dei corsi d'acqua è ancora di là dal venire. Dovevamo raggiungerlo entro la fine del dicembre del 2015 e siamo ancora qua, che probabilmente chissà quando raggiungeremo questo obiettivo. Però, insomma, come dire, anche da un punto di vista storico e sociale c'è stato un periodo di 1500 anni sostanzialmente in cui in realtà i fiumi sono stati abbandonati proprio a se stessi, ecco, quindi non era un'età incantata ideale, no? Una società ideale quella che c'era prima. Sì, avevo anch'io una sorta di piccola riflessione, poi magari se il nostro ospite risponde anche alla mia considerazione. Si è parlato in passato di fognature come indicatori, per esempio si parlava di Milano dove viaggiavano fiumi di cocaina, c'era questo aspetto. E quindi è vero che le fognature danno delle indicazioni sui consumi, su quello che noi mangiamo ovviamente, ma anche quali sono le nostre abitudini, oppure è relativa a questa cosa? Ma diciamo che partendo dall'osservazione di Alessandro e ricollegandomi anche a quella tua, Martino, io sono del parere fondamentalmente che come ricostruzione storica, ancorché ci ricordiamo del ruscello, del fiume bello, storicamente non c'è mai stato un fiume bello quando questo ovviamente percorreva degli spazi abitati. Che se fosse negli spazi abitati, fosse in epoca romana o successiva, medievale e quant'altro, i fiumi sono sempre stati i luoghi di sfogo degli azioni umane e di tutto quanto quello che veniva considerato praticamente da buttare via, perché tutto scorreva lì, perché ovviamente lo sfruttamento di quella che è la capacità di depurazione naturale era insita nel fiume, perché ovviamente portava via, scorre, continuamente si cambia. Come diceva il filosofo greco, diciamo, non c'è mai la stessa acqua, ok? Tutto scorre. La sostanza e la differenza fondamentale è che per secoli, anzi per millenni, si è sempre scaricato materiale organico. A partire dal XIX secolo non è più stato così, e tra l'altro nel XX secolo è cambiato completamente. La pianura padana e la pianura veneta sono le più grandi scaricatrici di insetticidi, dei materiali di questo genere qua. Da dove proviene? Non è che proviene dalle abitazioni, proviene dalle campagne. L'uso ovviamente di fitofarmaci per debellare A, debellare B, debellare C finisce poi comunque nei canali, i canali finiscono nei fossi, nei fiumi, i fiumi vanno a mare e non ci sono impianti di depurazione in questo caso qua. Per cui diciamo tutta una serie di situazioni si sono evolute, ma fondamentalmente noi pensiamo sicuramente al fiume bello, ma il fiume bello o quantomeno sicuramente affidabile come bello è sempre stato, diciamo, in alta montagna o quantomeno, diciamo, nella parte dove effettivamente non andava a finire o ad attraversare città, paesi o villaggi, perché chiunque in tutto il mondo ha sempre scaricato nel fiume. La diversità secondo me è fondamentale, appunto, tra gli scarichi di materiale organico, perché bene o male comunque sicuramente si depuravano in maniera più semplice, da quelli che poi sono costituiti scarichi chimici. L'avvento dei saponi ha rovinato il tutto. A partire dalla seconda metà del secolo scorso, dopo la seconda guerra mondiale, praticamente l'avvento anche in Italia e in Europa ovviamente dell'uso delle lavatrici che ha sostituito completamente le lescive fatte di cenere e acqua e nient'altro praticamente, o del sapone di Marsiglia, ha completamente cambiato il contenuto delle acque di scarico, che non potevano più essere semplicemente scaricate sul fiume, ma dovevano essere in qualche modo trattate prima, perché altrimenti, come abbiamo visto, schiume da qualsiasi parte, da più parti, diciamo, nei testi che ho consultato e che continuamente, diciamo, ogni tanto vedo, chiunque, qualunque esperto dice che laddove si vedono bolle sicuramente c'è del sapore, come minimo, insomma, no? E quindi gioco forza, il fatto che ci siano appunto questa
uso diffuso di materiali diversi dai materiali organici comporta chiaramente un inquinamento di acque diverso da quello che c'era una volta. Ecco Giovanni, adesso abbiamo avuto qualche problema tecnico, ma io spero di riuscire con la regia a ricomporre questa bellissima lezione che abbiamo fatto, che hai fatto tu, ecco, però insomma che dovrebbe rimanere una importante testimonianza, che qui speriamo di dare anche seguito, e vorrei ecco, coinvolgere nella nostra discussione anche Paolo Dalla Vecchia. Paolo Dalla Vecchia, appunto, dicevamo, l'abbiamo citato, abbiamo già invitato altre volte nella nostra trasmissione, è stato presidente del consorzio di bonifica Acque Risorgive e poi anche assessore alla provincia di Venezia, e chiedo alla regia appunto se si può contattare, perché vorrei chiedere anche a Paolo, ma Paolo, se ci sente, poi vorrei chiedere una cosa, ma negli amministratori pubblici, diciamo così, è chiaro che è un problema, come giustamente ha detto Giovanni, sostanzialmente anche culturale, cioè qui per 1500 anni abbiamo continuato, e forse anche prima, ecco, ma abbiamo continuato a considerare, e forse anche adesso, il fiume semplicemente come un ricettacolo dei nostri rifiuti, dei nostri scarichi. Adesso però questa cultura qui deve essere cambiata. Spero che davvero anche Giovanni, che ha potuto magari osservarla anche da un punto di vista giurisprudenziale, ci sia stata questa svolta, ecco. E vorrei capire se anche gli amministratori pubblici, come ad esempio Paolo Dalla Vecchia, possa testimoniare che effettivamente questa svolta c'è stata. Non so se la regia possa mettersi in contatto con e chiamare l'assessore, l'ex assessore Dalla Vecchia. Sì. Ecco, forse dovrebbe essere collegato. Pronto? Eccolo qui. Grazie, benissimo. Sì. Paolo Dalla Vecchia, come dicevamo, abbiamo già annunciato, abbiamo già ospitato in altre occasioni. Ecco. Paolo, hai seguito un po' la nostra trasmissione finora? Hai potuto seguire il dibattito che abbiamo e la lezione di Giovanni Tappetto? Sì, Alessandro, grazie. Ho seguito con attenzione, con molta attenzione, e giustamente sia tu che Marino avete detto una cosa giusta, che questa lezione del professor Tappetto, con cui io spesso mi confronto su questi temi, perché sono temi veramente di grande attualità, è stata una lezione che ha dato degli spunti molto molto importanti. Tu mi chiedevi l'attenzione dell'amministratore pubblico. Io ti porto l'esperienza, diciamo, di presidente, anche di presidente delegato dell'autorità d'ambito territoriale ottimale Laguna di Venezia, di cui sono stato presidente delegato durante il mandato amministrativo in provincia, che è stata richiamata anche nella parte legislativa da Giovanni Tappetto. E mi riferisco particolare attenzione a una città fragile come Venezia, che non è solo una scenografia. Venezia è una città abitata dove ci sono attività produttive, trasporti e servizi, e anche ovviamente fognature. E ho conosciuto questo aspetto proprio approfondendo quella che è la rete fognaria di Venezia, che è una rete fognaria storica fatta ancora da cunicoli in muratura, detti i famosi gatoi. Tutte le acque vanno a finire in questi cunicoli e da queste nei rii, e sappiamo che due volte al giorno la laguna si svuota e si riempie completamente di acqua proveniente dal mare, ripulendo i rii. Quindi in molti edifici esistono quelle che sono le fosse settiche, cioè vasche, dove viene effettuato un trattamento dei liquami tale da rendere possibile il versamento degli stessi nei canali, come diceva Giovanni. Il sistema fognario costituito da gatoi e fosse settiche però va tenuto in efficienza, deve essere conosciuto, perché quando i gatoi sostanzialmente si intasano, le acque reflue bloccate possono forzare le murature e rischiano di far collare interi tratti di muri di sponda. A Venezia sovente si vede questo.
anche il richiamo che il fatto che qualcuno si ricorderà dei canali svuotati dall'acqua e quel progetto enorme che fu portato avanti da Insula fino al 2010, dove attraverso pompe e barre lati e operai che scavavano il rio ripulendo da quanto era stato depositato per anni, si è cominciato a mettere mano alla rete fognaria di Venezia. Questo lavoro immane, ecco, ripeto, immane, si accostò quindi la creazione di queste fosse settiche ovunque questo fosse possibile. E oggigiorno noi abbiamo in città di Venezia oltre 7.000 fosse settiche e quindi un sistema fognario parcellizzato e non centralizzato. Ecco, ripeto, sottolineo, parcellizzato e non centralizzato. Queste fosse settiche permettono il trattamento di reflui in modo che lo scarico liquido rimanga galleggiante e sia trattato prima di finire in canale. La parte solida invece necessita di essere rimossa tramite un intervento ad hoc e infatti in città possiamo vedere invece che mezzi su ruota le barche che svuotano le fosse settiche un po' ovunque. Ecco, queste fosse settiche abbisognano di spazio, non si possono costruire sul suolo pubblico, quindi a Venezia immaginiamoci i problemi, o vicino a muri portanti di una casa, il volume della fossa settica è calcolato in base al numero di persone che possono abitare in un edificio e capita a volte che non ci sia lo spazio per costruirla, però ne sono state costruite oltre 7.000. E è anche interessante vedere che, come diceva giustamente Tappeto nelle ultime domande che avete fatto, con il secondo dopoguerra la città di Venezia ha cambiato anch'essa faccia. L'aumento di numero di abitanti, il boom del turismo e l'utilizzo, come diceva Giovanni, massiccio di detergenti e sostanze chimiche hanno reso inderogabile un approccio diverso alla depurazione delle acque cittadine. E quindi dopo vari ipotesi e tentativi negli anni 90 si è deciso a Venezia di dare vita a un progetto che all'epoca, all'inizio degli anni 90, sembrava quasi visionario, che era quello di dotare appunto ogni grande struttura del centro storico veneziano di un proprio impianto di depurazione. In altre parole, quindi, vista l'impossibilità di realizzare un sistema fognario dinamico e centralizzato così come in terraferma, si è pensato di parcializzarlo. Vado in conclusione. Questo modello è diventato, e quindi la depurazione delle acque a Venezia, è diventato un modello mondiale. Lo dico per esperienza diretta. Durante il mio mandato ho ricevuto numerose delegazioni di tecnici, ingegneri, tecnici cinesi del servizio idrico integrato, proprio dalla Cina, dai paesi dell'Asia, che venivano, hanno tante città galleggianti sull'acqua, eccetera, che hanno problemi similari a Venezia, che venivano da noi a studiare questo modello. Quindi, paradossalmente, la depurazione delle acque a Venezia è diventato un modello sostanzialmente mondiale. Quindi, diciamo, in conclusione, possiamo dire che sicuramente vivere a Venezia implica anche accettarne la sua unicità e diversità. Certo, tutti noi vorremmo che Venezia fosse una città moderna senza scarichi reflui che finiscono nei canali della città, ma appunto, alla luce di quanto abbiamo visto e sentito, siamo sicuri che Venezia sia così antiquata? Io credo proprio di no. In fondo anche nelle città moderne, dove si trova un sistema fognario che ha spiegato bene Giovanni, esistono delle acque reflue che raggiungono i fiumi e il mare, solo che magari lì non si vede. E questo è il paradosso di Venezia, dove quello che succede a Venezia succede anche nelle altre città, con una sola differenza, che a Venezia tutti i cittadini e gli abitanti lo vedono e sono paradossalmente più consci dell'impatto che gli scarichi hanno sull'ambiente di quanto lo siano gli abitanti delle altre grandi città, perché è una città d'acqua. E quindi, conclusione, l'attenzione degli amministratori pubblici su questo tema deve essere altissima, perché l'equilibrio, il fragile equilibrio ambientale, se è di grande impatto sulle aree, diciamo, agricole, sulle aree industriali, sulle aree artigianali, una città fragile come Venezia e dal sotto laguna è assolutamente ancora più elevato. E con questo concludo. Grazie Paolo.
ecco, però no, non pensare di cavartela così, diciamo, permetti, certo. No, perché abbiamo parlato appunto di Venezia, ma Venezia naturalmente, adesso qua c'è una cosa di contraddizione anche, abbiamo Venezia non è antiquata, anzi potremmo dire è moderna, no? In qualche modo, tanto più che è diventato forse un modello anche per città molto forse più popolose, che pure anche queste, no, tu dicevi città galleggianti della Cina, dell'estremo oriente, però Venezia ha un po', come dire, un ambito un po' speciale. Certo, a Venezia tutti quanti i reflui e le iniezioni comunque finiscono nel corpo idrico della laguna. Ma invece, se parliamo del territorio dentroterra, e quindi se parliamo della pianura, e quindi parliamo dei fiumi, c'è stato, secondo te, tra gli amministratori, visto, no, dicevamo prima, riflettendo anche su quello che ci raccontava prima Giovanni, ma anch'io sono rimasto sorpreso, no? Per dire, cioè, abbiamo avuto un vuoto, diciamo, di 1500 anni, in cui abbiamo sempre considerato, e forse anche prima, come abbiamo sempre considerato il corpo idrico superficiale, il fiume, come il ricettacolo, no? Di tutti quanti i rifiuti, le deiezioni antropiche, eccetera. C'è bisogno di questo salto culturale. Diceva Giovanni, ha testimoniato che forse c'è stata una svolta, ma questa è avvenuta soltanto non recentemente, nella fine del 1800, no? Anzi, XVIII secolo. Però a questo si sono aggiunti gli scarichi industriali. Secondo te, negli amministratori, gli amministratori pubblici, ecco, c'è forse, è stata avvertita la necessità appunto di dare questa svolta culturale, diciamo così, alla necessità di intervenire sulla tutela dei fiumi e quindi significa appunto nella depurazione. C'è secondo te questa presa di coscienza? Il tema della qualità delle acque è stato effettivamente tralasciato ed è inspiegabile questo, se pensiamo l'importanza dell'acqua, della risorsa acqua, la qualità dell'acqua, la risorsa acqua, l'acqua come elemento di vita per l'essere umano e per tutto quello che è l'ecosistema. È pazzesco questo se ci pensiamo. Negli anni del dopoguerra, 50, 60, 70, ma 80, nei nostri fiumi, diciamo, c'è stato e si continua a scaricare, e come ha sottolineato Giovanni, sostanze inquinanti che si anche pericolose, che si aggiungono, diciamo, alla trasformazione tecnologica, quindi delle acque di civile abitazione. Quindi effettivamente il tema qualità delle acque è stato in qualche modo un po' tralasciato. Oggi è diventata un'esigenza primaria, perché se non si comincia a ragionare sul censimento degli scarichi, se non si comincia a ragionare su una un'inversione di tendenza, rischiamo di andare dal mio punto di vista in forte crisi. Fino a ieri si pensava che la risorsa acqua fosse una risorsa inesauribile, fosse una risorsa talmente, diciamo, ce ne fosse talmente tanta da poterne disporre a nostro piacimento in tutti i modi. E oggi dobbiamo fare i conti con una realtà diversa. Lo stesso Veneto, che è un territorio ricco di acque superficiali e di acque sotterranee, deve fare i conti con gli anni 50, 60, 70 della forte industrializzazione, dell'inquinamento delle falde e di tutti i temi che affrontate nei contratti di fiume e che affrontate con la pressione di Pirolesa. C'è un ritardo da colmare che è notevole. Grazie. Grazie Paolo, sei sempre, come dire, puntuale, il tuo intervento è sempre, come dire, sempre, diciamo così, centri sempre il tema, ecco, e ti ringraziamo di questo contributo e direi che… Posso aggiungere una cosa, Alessandro? Sì, 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 prego, volevo lasciare proprio l'intervento a te Giovanni e poi a Marino, ecco. Ti ringrazio a proposito. Volevo collegarmi proprio a queste ultime considerazioni che facevi te e che faceva anche Paolo. Proprio su come dovrebbe cambiare o se sta cambiando qualcosa. Sotto il profilo pubblico, diciamo che
ormai tutti gli interventi ambientali vengono decisi dalla Commissione Europea e noi contribuiamo ad andare avanti. Sicuramente c'è una linea di progressione dei metodi di salvaguardia dell'ambiente in termini generalizzati. Il problema siamo sempre noi cittadini, secondo me. Non a caso concludevo il mio intervento con indicazioni appunto che ci sono sempre due cose da considerare con riferimento all'ambiente. Noi pensiamo al diritto dell'ambiente, ma l'ambiente ha più meriti di doveri nei confronti suoi piuttosto che ricevere qualcosa. Se non diamo, non possiamo ricevere. Abbiamo visto praticamente il fatto nella trattazione che ho fatto che siamo sempre noi che scarichiamo nel fiume o che poi va a finire a mare. Siamo sempre noi che abbiamo trovato che scarichiamo troppo e ci mettiamo i depuratori. Ma ad esempio facciamo un altro riferimento che è esattamente anche di questi ultimi, assolutamente contemporaneo e anche abbastanza recente. Parliamo della plastica e delle isole di plastica che ci sono nel Pacifico, nell'Atlantico, compagnia bella, eccetera. Ma mica la plastica ci va da sola lì. Non è che la plastica prende il mare e si va a rifugiare nella propria isola in mezzo al Pacifico piuttosto che nell'Atlantico o nell'Oceano Indiano d'altra parte. Siamo noi che ce la buttiamo dentro. Quindi abbiamo voglia di dire di bandire la plastica dall'uso. Sì, sicuramente ci possono essere anche degli interventi ovviamente di mitigazione o di orientamento al massiccio recupero, ma quando noi buttiamo la plastica nei boschi o nel fiume o nel lago o quant'altro, vuoi il bicchierino, vuoi il coltellino, vuoi qualsiasi altra cosa, siamo noi che siamo gli inquinatori fondamentali dell'ambiente. E questo ovviamente è una cosa che non si impara, purtroppo non si impara in 3 anni, si impara in 3 secoli. E il problema nostro è quello ovviamente di andare a fare in modo massivo proprio la formazione ambientale fin dalle elementari. E poi eventualmente vedere esattamente di progredire, ma anche in termini razionali, perché la plastica è un materiale che è insostituibile oggi. Quindi si può pensare di dire bandiamo la plastica. È una osservazione, se mi consentite il termine, assolutamente idiota, perché non si rende conto della situazione. Troviamo piuttosto tutto il modo di coinvolgere, sia dalla produzione fino ovviamente alla fase finale, un ciclo positivo in cui si vada a recuperare la plastica alla massima percentuale, ma non sicuramente a vietarla. E quindi, ribadendo il concetto che l'origine, in buona parte chiaramente, ma anche in modo massiccio su certe situazioni, siamo sempre noi cittadini che manchiamo di quella cultura diffusa di protezione dell'ambiente, e quindi non è che possiamo pretendere da una parte la salubrità dell'ambiente se poi siamo noi stessi ad inquinare massivamente, insomma. Bene, Giovanni, io ti ringrazio di questa bella lezione, do la parola a Marino per le conclusioni di questa serata e per dare appuntamento alla prossima puntata di Pillole d'Ambiente. Prego Marino. Sì, beh, è una puntata decisamente particolare ma interessante, rivelatrice ecco delle nostre pessime, in molta parte, abitudini, per cui certamente questo ci aiuta, la storia ci aiuta anche a combattere queste pessime abitudini e quindi a muoverci in maniera positiva rispetto all'ambiente e non sempre considerare come se avessimo 10 mondi invece uno solo. Una volta distrutto anche un fiume, una volta distrutto, poi è molto difficile ricostruire un ambiente, ecco, tutto l'ambiente che ruota attorno al corso d'acqua. Ma detto questo, ringraziamo appunto il nostro ospite Giovanni Tappeto per questa bella esposizione. Magari fisseremo più avanti un altro approfondimento, visto che è un tema, diciamo, che si presta agli approfondimenti, per cui certamente ci vedremo più avanti. Quindi ringraziamo l'ospite, ringraziamo l'editore che ci ospita come ogni giovedì e diamo appuntamento a giovedì prossimo. Saremo con Paolo Reggiani che ci parlerà di evoluzione nella storia dell'ambiente padano, per cui rimaniamo tutto sommato nel tema, parleremo anche di aree umide, parleremo di fiumi e di ambiente nel suo complesso. E quindi diamo appuntamento a giovedì prossimo, grazie a chi ci ha seguito, grazie al nostro ospite, e grazie Alessandro e arrivederci, buona serata a tutti.
This dirty river, this poison river.